Qual è la differenza tra HIV e AIDS? Basta capire gli acronimi. HIV in inglese significa virus dell'immunodeficienza umana, mentre AIDS significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita. L'HIV è quindi il nome dell'agente che entra nel nostro corpo per via sessuale, trasfusionale o verticale, e che nel tempo può causare l'AIDS, la conseguenza è l'infezione del virus. Ma come accade tutto ciò? Vediamolo insieme. Quando il virus infetta un individuo, raggiunge l'interno di alcune cellule del sistema immunitario, che si occupa delle nostre difese. Il virus è in grado di penetrare la membrana della cellula e avvicinarsi al nucleo. Una volta raggiunto il nucleo, integra il proprio materiale genetico con quello della cellula penetrata. Così, ogni volta che la cellula utilizza il proprio materiale genetico per svolgere il proprio compito, forma anche nuovi virus. Questi nuovi virus passano la membrana in uscita, uccidendo la cellula che li ospita, e si riversano nell'organismo per andare a infettare altre cellule del sistema immunitario, replicandosi così continuamente. Con il tempo il numero delle cellule immunitarie sarà sempre minore. Quando il numero di cellule del sistema immunitario sarà minore a 200 per millimetro cubo, si parla di immunodeficienza acquisita, ossia AIDS. In questa situazione, cioè quando si è accorto di cellule adibite a difendersi, ci si trova esposti maggiormente a rischi infettivi e numerose malattie, che, non essendo combattute, possono portare alla morte. La morte quindi non avviene a causa della presenza del virus circolante, ma a causa di queste altre infezioni, come herpes, polmoniti o forme di cancro che normalmente non si sviluppano. Ciò accade perché il corpo colpito da AIDS è senza difese e quindi è più esposto a tutti gli attacchi degli agenti esterni.